Una ripresa costante e significativa quella della cosmetica italiana. La crescita del comparto nel 2021 è stata del 9,9% rispetto al 2020. La chiusura dell'anno 2022 è prevista a 12,6 miliardi di euro. Sono questi i dati presentati dal Centro Studi di Cosmetica Italia, dai quali è emerso un ritorno da parte degli italiani anche ad alcune abitudini pre-pandemiche, tra cui recarsi dal parrucchiere. Una professione in crescita, quella degli acconciatori, grazie anche ad una continua evoluzione. Una forte evoluzione c'era stata già negli anni precedenti. Quest'anno però abbiamo visto non solo una conferma, ma anche un'evoluzione che, se la possiamo quantificare, nel dopo pandemia siamo cresciuti forse come saremmo cresciuti in 10 anni. Siamo abituati ad andare dal parrucchiere, dal nostro parrucchiere di fiducia, e a chiedere quello che desideriamo. Adesso la nostra figura però è cambiata. Abbiamo un vero e proprio ruolo di consulenza. Abbiamo un compito importantissimo, quello di realizzare i desideri delle nostre clienti. Ma il desiderio della cliente incontra sempre una figura che è in grado di realizzarlo, soprattutto mantenendo, nel mio caso, la struttura del capello sempre intatta. Un capello è bello quando è sano, quando è lucente, e questo è sempre un punto di incontro tra quello che desidera il cliente e dove possiamo arrivare noi. Abbiamo proprio il compito di guidarlo in questa scelta. Simona, che cos'è la bellezza? È un desiderio realizzato, è la nostra immagine come noi l'abbiamo sempre voluta. E come si regala allora questa bellezza approfittando del Natale? Beh, il Natale è il momento per eccellenza dove possiamo regalare la bellezza. Noi abbiamo un'area dedicata, un'area relax, abbiamo particolare attenzione al benessere della cliente. Possiamo regalare un massaggio, possiamo regalare un prodotto specifico per i capelli, possiamo regalare un momento che sia dedicato solamente a chi lo riceve. Possiamo regalare anche una consulenza. Certo, la consulenza è alla base di ogni buon risultato. La consulenza giusta ci porta sicuramente a raggiungere un obiettivo, e l'obiettivo è quello sempre di vedersi belle e uniche, soprattutto perché ogni consulenza è studiata sulla cliente. È vero, tutti ci portano lo smartphone con la foto di riferimento, e questo per noi è un grande aiuto sicuramente, ma dalla foto di riferimento a come vuole vedersi la cliente, l'esperienza mi insegna che c'è un passaggio che è fondamentale, che è quello di guardarla negli occhi e vedere come lei vuole vedersi.